studi di Via Mestre a Milano, Maurizio Crozza. Ma che aspettate? Lavateci le mani, avete le maniere sui mattoni. Sono arrivati i veri ciarlatani, i veri quitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, dire, dire, degli occhi di parole. La coalizio scritta è l'amore, e portarà 6.000 capriole. Napoleone primo andava matto per sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltar. Napoleone di Francia piange il cuore, si dispera per questi che verso sera ce ne andavo senza recitare. E poi dai noi ragazzi piangerete. Ciao popolo de meraviglie, Silvano Belfiore Band. Non potevamo iniziare in altro modo, è vero? Come si fa? Abbiamo fatto un inizio colorato, colorato come Dario, perché Dario era il teatro è un'esplosione di colore. E lui emanava colori, lui emanava luce. Dario era una persona, aveva un sorriso. Me lo fate vedere, ce l'abbiamo una foto. Lo vedi, guarda che meraviglia. Ma era un sorriso, era un inno alla gioia lui. Perché lui era, come dire, era solare, era felice, ma era veramente così. Non recitava. E i suoi colori li metteva anche nella pittura, era un artista a tutto tondo, no? Dentro e fuori. Infatti, molti di questi costumi li ha disegnati lui. Questo è suo, questo è suo, quest'altro è suo, questo anche, poi molti sono, alcuni pezzi sono i suoi. Ne ha fatti tantissimi, no? Li ha disegnati lui. Quelli che usava lui nei teatri con Franca Rame. E lui, orgogliosamente, diceva di essere un guitto. Prima di Dario Fo, il termine guitto era dispregiativo, no? Con lui è diventato il più bel complimento che si possa dare a un comico. E lui, da guitto, è diventato l'autore italiano più rappresentato nel mondo. Più di Pirandello, più di Goldoni, più di Edoardo, no? Io da piccolo guardavo Mistero Buffo e da lui ho imparato che si poteva fare teatro anche in televisione raccontando l'attualità. Solo che lui lo faceva bene. Infatti lui nella vita ha vinto un Nobel e io al massimo ho vinto un borsone coi punti della Esso. Ma infatti, ma Fo, ragazzi, è stato un intellettuale, non ha mai avuto paura di schierarsi. Fino all'ultimo è sempre sceso in piazza per difendere le sue idee, sempre. L'ha fatto anche col referendum. Quest'estate se l'è presa con Benigni, che si era schierato con il sì. Cioè praticamente un premio Nobel contro un premio Oscar per un premio di maggioranza di un premier contro la minoranza. Vi rendete conto che lotta, no? Comunque io adesso me lo immagino lassù, che chiacchiera con la sua Franca, con Iannacci, con Gaber, e già che c'è, secondo me, proverà anche a spiegare a Casaleggio il casino che è scoppiato a Roma. Ci vorrà un'eternità, perché... Ma intanto non ha fretta. Scusa Mauri, scusa. Sì, dimmi Andre. No, ci chiede la linea Mentana per uno speciale referendum, sì o no? Ma ora? Sì. Va bene, ci sta. Evidentemente dategli pure la linea, regia, ci vediamo fra poco. Grazie, a tra poco. Buonasera e benvenuti a Sì
oh no, formatino che mi sono inventato per evitare di annoiarmi a casa il venerdì sera. Stasera abbiamo ospiti d'eccezione, il professor E. Zagrebeschi, che è per il no, e il senatore Antonio Razzi, che è per il no. Mi rendo conto solo adesso che fatalmente manco rappresentante del sì. No, ma io credo che possiamo metterci d'accordo, Mentana. In che senso, senatore? No, anche perché io non ci capisco una minchia di Costituzione, no? Io mi ricordo solo che se è sana e robusta fai il militare, che deve imbracciare il fucile. Se invece fai come ha fatto mio cognato, che si è mangiato un rotolo di Tomopac, l'unica cosa che ha imbracciato è la moglie di suo fratello, che invece non ha mangiato il Tomopac e ha fatto l'alpino. Quindi se mi date due tramezzini buoni, io dico che sono per il sì. Grazie, senatore, problema risolto. E mentre la regia comincia ad affettare fatalmente il pancarè, fatemi salutare l'insigne costituzionalista. Buonasera, professor Zagrebeschi. Buonasera. Buonasera. Ecco, la carta scritta dei padri costituenti e la prassi quotidiana mi portano a risponderle, a dirle buonasera. Buonasera, però, professor. Però dovremmo capire anche che tipo di sera, perché capire se è buona la sera o se è brutta la sera, ma questo è ancora tutto ancora da dimostrare. Bene, sì, se prendiamo la casistica delle sere che sono susseguite, noi dovremmo consultare la giurisprudenza. La giurisprudenza, scusi professore se la interrompo, perché quello che dice è interessante quanto la finale dei mondiali di Uncinetto. Vorrei però entrare nel vivo di questo dibattito. Sì, un poco ci ha cacato il cazzo. Televisivo, la prego, senatore, e chiedere proprio al senatore Razzi come mai ha deciso di seguire il diktat di Renzi. No, ma io preferisco il Bounty. Cosa ha detto? Ah, perché al Kit Kat preferisco il Bounty, che c'ha il cioccolato che mi ricorda la mia amata Svizzera, e il cocco che mi ricorda la mia amata Svizzera. No, ma ricorda tutto la Svizzera, fatalmente non c'entra una beata mazza il cocco con la Svizzera. No, ma anche perché c'era questa pecora di Zurigo con cui era nata una simpatia, che quando mi batteva mi diceva ciao cocco. Io mi scuso con i telespettatori a casa e col professor Zagrebeschi. Però se vogliamo fare dei parallelismi con la Costituzione svizzera, direi di nota no, anche come Bundeswehr Fassung o Costituzione Svizzera o Constitution Svizzera. Sì, sì, sì. Il romancio. Che è legato ai cantoni. Comunque, professore, adesso i quindi cantoni. Una formula giuridica che ci direi sposa. Di no, professore, mi scusi, mi è morto il cameraman di noia, non so se l'ha visto. Se potesse divagare meno, perché questo confronto fatalmente vive, se riusciamo ad animare gli animi, quindi vi esorterei alla pugna. No, questo è meglio te no. Che cosa, Razzi, scusa? Anche perché io fatterei calare. Meglio che non me la dai la prugna. Per esempio, i bagni della Sette, se potessero parlare, direbbero pietà, pasta, prugne. Che cacco che devi vedere. Ma cosa hai detto? Prova a riassumere. Secondo il senatore Razzi, questa è una buona riforma che non ha evidenti falle. Ah, sì? Sì, sì, sì. Ha detto così. Io, come ho scritto nel mio libro Le tortuose vie della ammissibilità referendaria, in cui prendevo alcuni concetti espressi nel mio saggio, la gioiosa imperscrutabilità del cavillo, nel mio volume della capacità dell'immobilismo professore, nell'autoriaffermarsi. No, professore, volevo dire una cosa. Io a dicembre ho prenotato un hotel a Dobbiaco. O viene al punto o disdico. Il punto è che i nuovi senatori avranno il munus. Il munus. E sappiamo tutti che cos'è. Beh, il munus. Niente. Il munus non è una cosa che puoi decidere quando lo prendi, il munus.
Ma naturalmente, ma io però ti dico, professore, che quello basta che ti metti le precauzioni. No, ma in ti che si senso? Fermi, ragazzi. No, dico al cazzo, no. se dentro se, metti col preservativo, proprio per evitare i problemi del mondo. Prego. Mi scusi, signora. Professore, è colpa mia, ho raccattato all'ultimo minuto e subentrato a Scalfarotto, lo ignori. Parliamo del titolo quinto, va, professore? Sì, sì, il titolo quinto, ecco, prendiamo il secondo comma, paragrafo 3, riga 1, ecco, come vede qui c'è un dittongo. Va bene, aspetti, disdico, professore, disdico. Pronto, hotel di Dobbiaco, buonasera, sono Mentana. Devo disdire, perdo la caparra, ci sta. Posso continuare? Prego, professore, prego. Grazie, Dobbiaco. Grazie. Cosa dicevano gli antichi greci riguardo gli antichi greci. La democrazia, sì. Con particolare riferimento alla figura di Eratostene. Questa la Eratostene. So, non trovo il pulsante, porca mignotta, per rispondere, ma mi prenota? Ma non è un quiz, mi scusi senatore. Professore, continui, la prego. Professore, continui. Professore. E deve essere tipo un ictus. Professore, sta bene. La prego, senatore. Non mi ricordo più di cosa stiamo parlando. Stavamo parlando di Alba Parietti. No, ma che Alba Parietti? Perché? Perché una Alba volta Parietti era Tostene, adesso meno, sì. Anche se una botta ce la darei. Bene, io direi che questa sera possiamo finire qui. Mi scusi, Mentana, ma quel signore lì è un senatore? Ahimè, sì. Ma quindi se vincesse il sì, aboliremmo anche quel signore senatore? Evidentemente. Allora, se non le dispiace, io rinnego tutto e voto sì. Ah, e con questo scoop vi do appuntamento al prossimo confronto. Settimana prossima, che vedrà sfidarsi presidente emerito Giorgio Napolitano e il patron della Samp, Massimo Ferrero. Razzi, vuole aggiungere qualcosa? Sì, io volevo sapere dov'è il buffet, che c'ho mio cugino fuori che aspetta i tramezzini col motore acceso. Alla prossima! Non mancata! Beh! No! Il dibattito, ragazzi, è stato interessantissimo, Cioè, posso dirvi che Razzi ha convinto anche me? No, perché io ero tra gli indecisi, Io non so quanti di voi siano determinati e decisi, no? Se ci sono gli indecisi? Oh, ma sono tanti gli indecisi, ragazzi, lo dicono tutti i sondaggi. Guardate, questo è l'ultimo sondaggio realizzato dal TG della 7, guarda, Allora, dunque, questo è aggiornato al 10 ottobre. Il 43%, l'astensione, partiamo dall'astensione che è importante, il 43,8% dice che non andrà a votare e il 31,4% di quelli che ci andranno è indeciso. Poi, tra quelli decisi, al TG hanno detto che c'è almeno un altro 15% che nel frattempo potrebbe cambiare idea. Quindi, tra i decisi c'è un altro 15% di indecisi. Ora, io non sono un sondaggista, ma a me, facendo due conti, vedo almeno un 70% di italiani a cui del referendum non gliene frega una beata minchia. No, non so. Eppure, su tutti i giornali, continuano a ripeterci che il paese è spaccato. È vero, ma nel senso che si è spaccato. La verità è che siamo sfiniti, ragazzi. Se continua così arriviamo tutti al 4 dicembre che non abbiamo nemmeno più la forza di alzare la matita. Faremo sì o no? Portatemi a casa adesso. Allora, la Costituzione... Dunque, avete visto cosa è successo a Pistoia? Scusami. Bomba al Circolo Arci, ma ero solo stanco del dibattito sul referendum. Stavano facendo dibattito, ho detto, che cazzo faccio? Pronto, polizia, c'è una bomba. Ha chiamato la polizia per farli smettere, raga. Ma pensa che livello di sfrangimento di coglioni siamo arrivati, no? Ma tra l'altro... I...
Sai perché? Perché il resto del mondo mi sembra concentrato su altre cosette. Tipo, ne dico una. Qual era più? Cazzarola, non mi viene in mente. Qual era? Ah, sì. Sì, che stupido. Sta per scoppiare la terza guerra mondiale. Porca paletta. Clima di guerra in Russia, esercitazioni e scorte di cibo, il Cremlino invita la popolazione a prepararsi allo scontro con l'Occidente. E per noi il problema più grande è il bicameralismo. È come dire che il problema più grande che avevano Pompei era il fumo passivo. No, ora io a occhio non credo che Putin sia incazzato con noi perché abbiamo ancora il Senato. Ora basta, tu decidi. O stacco maggioritario con soglie e premio di maggioranza, stacco proporzionale. Se no io bombardo a te. Guardate che Putin non sta scherzando, eh. Guardate cosa stanno facendo in Russia, fammi vedere, scusami. Il governatore di San Pietroburgo ha ordinato di accumulare riserve di grano. Mettono da parte i sacchi di grano. Non è che stanno girando lo spot del Mulino Bianco. Si preparano davvero alla guerra nucleare, ragazzi. E noi ci preoccupiamo di cosa succede il 4 dicembre? Ma faccia bene se ci arriviamo il 4 dicembre. Questa notizia di oggi. Pinotti, i nostri militari schierati in Lettonia. Mandiamo i nostri soldati al confine con la Russia. Ma cazzo, ma fatemi piuttosto votare su questo, no? Guerra sì, guerra no. Questo sarebbe il referendum da fare, no? Lutwak è per il sì, il resto del mondo è per il no a Lutwak. Non so, dite che sto esagerando. Guardate, questo titolo è di ieri, Ragazzi, non voglio mettervi paura, ma dico solo il rischio di una terza guerra mondiale. Guardate che al Sole 24 Ore sono bravi a fare le previsioni, Guarda che sono attendibili, Dietro c'è Confindustria, Sono su a militare. Renato Pozzetto, sono su militare, c'è Confindustria dietro. Ogni anno fanno previsioni su tutto, sul PIL, sull'economia, sul debito pubblico. Sono veramente specializzati a fare i conti a tutti, Non sono tanto bravi a farsi loro. Terremoto al Sole 24 Ore e il titolo crolla in borsa. Negli ultimi 6 mesi il Sole 24 Ore ha perso 50 milioni di euro e negli ultimi 7 anni ne ha persi 300. Pare che ora sia pieno di debiti e sull'orlo del fallimento. Quindi Sole 24 Ore ormai più che il nome è la scadenza. Sole 24 Ore, solo 23 ore, solo 22 ore, solo un minuto, via, bon, chiuso, va. Ma... Però scusate un attimo, quanto va male l'economia in Italia se fallisce pure il giornale che parla dell'economia in Italia? Ma come mi vola questa economia a gonfie vele, che volano delle vele che gonfia? Buonasera, Montezemolo. Oh, che economia mi naviga a 30 nodi? Sì. Questa economia volani che dell'economia cosa che va? Dice? Cosa, cosa sta dicendo? Come veleggia a 30 nodi l'economia delle vele? Cosa sta dicendo? Sono confuso. Ah, ecco. Scusi, era il trimarano che volava via con le vele. Va bene. Però senta, guardi. Lei è stato anche presidente di Confindustria. Com'è possibile che Io? Il vostro giornale... Sì, è stato presidente... Però come vengo a saperle male le cose, guardi? No, dovrebbe saperlo. È stato per anni presidente di Confindustria e mi chiedo com'è possibile che il vostro giornale, il Sole 24 Ore, sia in rosso. Beh, rosso è buono, no? No, rosso Ma scusi, quando rosso non vuol dire che ho fatto un buon lavoro? Rosso Ferrari, rosso Campari, rosso Italo, tutto torna, no? No, guardi che l'economia non funziona. Non mi dica queste cose, la prego. L'economia non funziona così. E come cazzo funziona, scusi? Ma dovrebbe saperlo, lei è stato presidente. Allora, guardi, io cosa sono stato? Io presidente non sono stato presidente del Consiglio? No, lei è stato presidente di Confindustria, però. Ma io ero convinto di aver fatto il presidente del Consiglio. No. Io, guardi, allora... Posso fare quello che fanno i russi, guardi? Cioè? Io, non lo so, scorte di grano. Ah. Ma tanto grano, Certo. Lei non ha idea quanto. Certo. Andrea Zalone! Oh, boom!
scusate, ora Monte Zemolo a parte, no? La nostra economia non era in ripresa. No, perché qui arrivano notizie contrastanti, no? Renzi, a Bologna possiamo diventare la sesta potenza industriale del mondo. Cazzo, sì, è vero, in effetti. Se tutte le altre potenze si distruggono con le bombe atomiche, per un attimo noi potremmo diventare la sesta potenza. Hanno pochi secondi per la classifica, no? Siamo sesti! Boom! Però potremmo diventarlo! Come adoro questo. Io lo adoro, perché è la parte bella di Renzi, cioè sprizza sempre ottimismo da tutti i bonus. Guarda, è meraviglioso. Lui è l'unico al mondo che vede risultati positivi anche nel Jobs Act. No? Renzi, il Jobs Act funziona. Io non so da dove prende i dati il nostro Premier, no? Io se penso al lavoro in Italia, in giro vedo questo, ragazzi, scusate. Sciopero Fattorini, Foodora, parlano i rider, noi che rischiamo licenziamenti via WhatsApp non accettiamo il cottimo. Sapete chi sono i Fattorini della Foodora, no? Sono quei ragazzi in bicicletta che se avete fame vi portano la pizza a casa. Sono pagati 2,70 euro consegna, la manutenzione della bici è a loro carico e possono essere cacciati con un messaggino. Praticamente gli arriva un emoticon con un dito medio e capiscono. Allora, però, in Francia, per lo stesso lavoro, la Foodora paga i Fattorini quasi 4 volte tanto. Ok? Per la Foodora in Francia un Fattorino costa 7 euro all'ora più 2 euro per ogni consegna. Ma perché in Francia, ragazzi, lo stesso lavoro è pagato molto di più che in Italia? Siamo più coglioni noi? No. Siamo più competitivi. L'ha spiegato bene Renzi 2 giorni fa in un intervento alla Camera. Guarda qua, il fatto che gli ingegneri in Italia costino meno che altrove è un fatto di competitività. Se una brochure del Ministero fa notare che si spendono meno soldi nel costo del lavoro perché è più basso che in altri paesi come Germania e Olanda, è un fatto di competitività. La competitività. Matteo, guarda, che la competitività, come la intendi tu, l'ha abolita Lincoln nel 1865. Lui la chiamava in un altro modo, non mi ricordo. Ah sì, schiavismo. Scusa Renzi. No, ma Renzi, siccome queste cose le hai dette alla Camera, già che vuoi abolire il Senato per dire ste stronzate, ma abolisci anche la Camera. Tra l'altro, Matteo, quando è che hai vinto il referendum per abolire definitivamente i valori della sinistra? No, perché io non ho votato. Il problema è che per Renzi dobbiamo essere moderni, easy, smart, no? Infatti i Fattorini come si chiamano? Rider. Il lavoro si chiama job. La consegna si chiama delivery. E la paga si chiama anal intruder. No? Mai Renzi di questo non parla mai in TV, no? Va sempre ovunque, in Rai, su Mediaset, alla 7. Ah no, che scemo che sono, no, scusate, alla 7 non viene più perché pare che ci sia un clima ostile nei suoi confronti. In effetti qua sulla 7 ha avuto sempre un contraddittorio, Travaglio dalla Gruber, Zagrebeschi da Mentana. A lui non piace il contraddittorio, preferisce contraddirsi da solo. Mentre io mi metto un paio di dentini, guardate come è stato trattato male in questa rete. Nei 30 mesi del suo governo. Mi scusi, però io l'ascolto, per cui se lei è così cortese da ascoltare anche me, facciamo prima. Ma è la vera novità. Ma non cioè è io più a tempo indeterminato, a tutele crescenti. Ma l'avete lei dovrebbe cambiato. Essere, io capisco che avete lei... Avete abolito l'articolo 18, mi scusi. Io capisco che lei dovrebbe essere, come dire, contro l'Italia calcisticamente, ma almeno sul profilo del lavoro non lo dovrebbe essere. E allora ascolti. Chi è che lo dovrà approvare? Il Parlamento. La Camera dei Deputati, eletto con...
il premio di maggioranza. Professore, quindi... che in un paese la maggioranza voti e decida, si chiama democrazia, si chiama oligarchia, professore. Si chiama slogan. Se volete vado a fumare una sigaretta nel frattempo. Sono otto domande, professore, bisogna mi faccia rispondere almeno una volta ogni tanto. Abbia la compiacenza di ascoltare gli altri, non ha la verità. Sa quanto l'ho ascoltato. Benissimo, allora ora si fermi e parlo io. Buonasera, Presidente Renzi. Allora, io ho visto come mi hanno trattato. Sì, lascia parlare, posso parlare? No, certo. Ora parlo io, no? Certo. No, su che rete siamo, scusa? Siamo sulla 7. Grazie, porto via coglioni. No, dove va? Resti, la prego. Resti qua, resti. Per favore. La prego. Va bene, io accetto di restare. Sì. Ma voi in cambio mi date 10 punti di vantaggio sul referendum. Perché? Sono compromessi, dai, è un segno d'apertura da parte mia, apprezzatelo. No, guardi, il vantaggio c'è già perché lei è qui senza contraddittorio. Senza? Senza contraddittorio, eh. Senza? Ah, contraddittorio. Cioè, lei sta offendendo... Perché? Offende me, offende tutti, ma soprattutto offende il mio avversario. Ma chi? Ma quale avversario? Ah, sì, lei... quale avversario? Chi? Ma è lei da solo. L'esponente del no. Ma non c'è, non Paludino. C'è Paludino. Cos'è? Che è sta roba? No. Ma no. Non lei fa... sta offendendo Paludino. Ma chi è? Ma la... metta lui giù. È Paludino? Ma chi è? Ma no. Buonasera. Ma smetta, smetta. Senta, lei si chiama, il presidente si chiama così perché come tutti quelli del no ama stare nella palude. Sì, però, no, ma non faccia ste pagliacciate, la prego. È il presidente, non le silenzio. Faccio. Allora, vogliamo sentire cosa vuol dire Paludino? Ma no. Perché sei per il no, vero Paludino? Ecco, mamma mia. Anche perché la voce. Voglio il male di questo paese. Che paura. Paludino, cosa dici? Ah, ci dialoga anche, fa la scenetta. Io amo l'Italia, Paludino. Sì. Far affondare l'Italia nella palude è compito di Bersani e Cooperlo. Ma non Paludino. È vero, guardi, non è vero. Gli vuoi rubare il mestiere, Paludino? Gli è rimasto solo quello, può Paludino. Può smettere. Dimmi un po', Paludino. No, mamma mia. Quali sono gli obiettivi di voi del no? Vogliamo quintuplicare i senatori. Certo, facendo certo. Un senato del senato nel senato. Certo, sì, tanti senatori. E troveremo. Sì, oh. Cosa c'è? Vede che non deve farlo Paludino, perché io fossi lì non lo farei. No? Vabbè, sentiamo Paludino. Cosa farete? Se vince il no, cosa succede, Paludino? Se tu vedi la... E vinci il no, troveremo. Sì. Troveremo. Sì. I soldi rubando fondi agli asili. Divento un sacramento. Rubando fondi agli asili nido e vendendo le dentiere degli anziani. Mamma mia. Vabbè. Sì. Ma la smetto. Senta, Renzi, la prego. Mi ha succhiato il sangue, volevo uccidermi. Senta, allora, senta, si vedeva benissimo che... Allora, Presidente, si vedeva benissimo. Non faccia le facce. Si vedeva benissimo che era un pupazzo che manovrava lei a suo piacimento, eh? Oh. Cosa ha detto? Che si vedeva benissimo che era un pupazzo che manovrava lei a suo piacimento. Cosa c'entra ora Campo dall'Orto? No, io intendevo Paludino, per favore. Ah, quello sì, lo ammetto, era un burattino, sì. Ma i testi autentici erano di D'Alema. Ecco, senta, a proposito di D'Alema, ieri c'è stata la riunione del fronte del no, no? C'erano appunto D'Alema, Fini, Civati. Continui? Sì, no, dico, c'erano anche Dini, Pomicino. Sì. La prego, non smetta, mi sto eccitando troppo. No, vabbè, no. No, dico, però si è visto anche in Groia, no? A un certo punto. Sì, così. Sì, c'era... No, ma mi cosa... piace in Groia. No. Dica anche che c'era Quagliarello, la prego. Sì, c'era anche Quagliarello, però... fatto. No, cosa? C'è mica una sigaretta? No, allora, senta, no. Allora, va bene, guardi, lasciamo il tema del referendum, lasciamolo. Parliamo un attimo di lavoro. Giusto. Lei ci tiene al suo? Sì, cosa c'entra? Ha visto Massimo Zannini? Che adesso fa il garzone da Floris. No, non mi chieda, lanci, chieda, la prego. Ma chieda pure, no, chieda perché, tutto quello che vuole. Glielo chiedo, sì, no, lei parla dell'efficacia del Jobs Act, ma molti criticano il metodo di pagamento coi voucher, no? Che rischia di formare una generazione di lavoratori senza diritti, praticamente degli schiavi. A parte che voucher trasuda internazionalità. Ma chi se ne frega e poi adesso? Schiavi, brutta parola, dica slaves.
Ma è uguale. Sempre schiavi, ma in inglese. Io ho capito, ma non senta come suona bene. Voluntary disclosure, no? Rispetto al condono fiscale. Sì, ho capito. In inglese ma... pare persino una cosa decente, no? Sì, allora, il concetto è chiaro, però guardi che il paese reale ha dei problemi concreti da cui lei, scusi, ma sembra essere un po' lontano. Qui la fermo. Ho ascoltato perché? Fino ad ora e una parolina voglio dirla anch'io. O è un regime? Posso no, parlare? Ha parlato sempre, che regime? Prego, guardi, comunque. Che io sto con tutti i giorni a contatto sì. col paese reale. Ah sì? Come dice lei. Cioè, cosa... Io incontro il paese reale, ho incontrato Marchionne. No, ho capito. Sono andato a cena con Tim Cook. Sì, ma non è quello. Il gelato lo prendo da Grom. Ho capito, ma... In casa di Grom. A casa sua, vede che... E se non è reale questo, no, me lo dica lei. No, ma l'Italia non è solo terra di imprenditori, Ci sono anche ragazzi che lavorano per mantenersi e hanno grossi problemi. Sa qual è il vero problema? Quale? Che il paese è pieno di gente come lei, affezionata sì. a un'immagine dell'Italia che non c'è più. Cioè? Ormai l'unica realtà che conta è quella che vive qui dentro. Ma cosa c'entra? Sa che esistono app che con due tocchi le portano una pizza a casa. Ecco, sì, ma lei non si chiede mai chi c'è dietro a questi servizi. Certo, c'è un giovane imprenditore che ha inventato una start-up che dice ciao al futuro. No, ci sono dei ragazzi che ci lavorano per questa app. Che noia, ragazzi. Che noia, però guarda che è così. A me interessa la figata che ruota intorno al concetto di app, non chi la fa funzionare. Ma non deve... Lei quando va a vedere Guerre Stellari, mica vuol sapere che c'è un nano dentro il robot, come godersi il film. Ma che ragionamento è? Ecco, no. Per me il mondo del lavoro è uguale, ma è un'opera di fantasia. Ma no, ma scusi, ma lei... No, ma... Scusi, Renzi. Scusi, mi faccia prendere l'applauso. No, lo faccio prendere, ma dico, lei lo sa quanto prende un ragazzo che consegna le pizze a domicilio? Guardi, se vuole saperlo, ne sta arrivando uno adesso. Quanto guardi, prende un ragazzo che arriva a domicilio? Buonasera. Dai. Quanto prende un ragazzo che arriva con la pizza a domicilio? Eccolo c'è qua. Una margherita con bufala. Di chi è? Allora. Sono 5,50 euro, grazie. Ecco, visto? Scusate, io non mi ero mai reso conto. Ma vedere questo ragazzo, io sono quasi commosso. Hai visto? Pensi se questo ragazzo avesse un lavoro fisso, pagato, coi contributi. No, e bravo, così non avrebbe l'opportunità di creare un impero. Ma cosa dici? Partendo da un garage come Steve Jobs. No, ma non tutti possono fare... Dimmi, il ragazzo, come funziona il tuo lavoro? Niente, prendo 2 ore e mezzo per la consegna, ma la bicicletta carico mio. Capisce? Io questo non lo sapevo. Infatti... Io rimango basito. Certo. Ci sono ragazzi che fanno sport e vengono pure pagati cifre da capogiro come 2 euro e mezzo. Che fanno sport? Ma se non è il paese del Bengodi questo, ditemi dov'è il paese del Bengodi. Ma per favore, non si è indelicato. Presidente, ma perché non fa qualcosa anche per noi giovani lavoratori? Ma io ho già fatto molto per voi. Cosa? Ma scusa, il bonus di 500 euro per la cultura? No, sono troppo vecchio. Vede? Sei troppo vecchio? Sì. Ah, scusa, grazie a me puoi andare in pensione in anticipo, tolgo solo il 5%. Ma no. Ma sono troppo giovane. Ma gli 80 euro li hai presi? No, non rientro nella fascia. Vede? Cosa? Non rientro nella fascia. Pedala di più che forse nella fascia ci rientri. Ma no, faccia lo spiritoso. Lei deve pensare a noi in maniera seria. Cosa fa? Ma io ci penso a voi. Ah sì? Ci penso tutte le sere. Quando la sera me ne torno a casa, provo a pensare a voi lavoratori, poi mi distraggo giocando alla PlayStation. Sono distratto anche dalla serie su Sky. Sì, lo so che questa non è la sinistra che sognava per voi Berlinguer. Vedrai, vedrai, col sì che novità, dopo il cottimo coi voucher, licenziarvi con una, vedrai, vedrai, precario non sarai, il tuo status in inglese sarà slay da startup. Preferirei vedervi far trading, non rimproverarmi di avervi deluso e non vedervi mogi sui divani
ma siate pantani. Affittate un box come ha fatto Steve Jobs e inventate il nuovo MacBook Pro. Vedrai, vedrai. Se poi successo avrai, di altri schiavi tu avrai bisogno. E 2 euro gli darai. Ci stai, non c'è sinistra mai. Se per caso ne trovassi, dimmelo, la estirperò. Silvano Belfiore Band, il corpo di ballo, i coristi, gli attori, Andrea Gialone, tra poco. Guarda i gatti guardano nel sole, mentre l'Isis li fa fuori col bazooka. L'Isis approva una legge antigatto nel califfato, parte lo sterminio. Una legge antigatto? Ma perché? Cosa gli hanno fatto i gatti all'Isis? Gli hanno fatto la pipì sul mitra? Gli fanno le unghie sui giubbotti esplosivi? Portano sfiga ai kamikaze? Ma come la gatta nera? Ah, catroia, porta sfiga! Non lo sapeva! Ora, nel mondo nessuno fa male ai gatti, a parte a Vicenza che se li mangiano. No, stronzata, no, perché ecco a Vicenza, allora ti mangiano. Perché c'è un detto che dice: Visentin magna gatti, veronesi tutti matti. No, amici di Vicenza, è un proverbio, naturalmente, uno scherzo. Bene, quando ho letto però questa notizia sulla stampa una settimana fa, io non ci volevo credere. Invece no, era su tutti i giornali, raga. L'Isis dichiara guerra, no, hanno votato l'Isis dichiara guerra anche ai gatti, vietato tenerli in casa, fatua dell'Isis contro i gatti, vietato tenerli, saranno tutti uccisi. Oh ragazzi, tutte le maggiori testate italiane hanno pubblicato questa notizia, che era una clamorosa bufala, perché Wired, l'Isis non vuole sterminare i gatti. I giornali italiani hanno dato la notizia, che però è di dubbia autenticità. E infatti, guardate un po' questo jihadista, scusami, metto qua così, guarda come vuole bene al gattino. Cioè, la casa dietro l'ha fatta saltare in aria, però al gattino gli fa le carezze, no? Comunque la fonte di questa notizia falsa era di un sito arabo, Al Sumaria, già famoso in passato per le sue bufale. Diciamo che nel mondo del giornalismo questo sito ha la stessa attendibilità della dichiarazione dei redditi di Fabrizio Corona. Eppure la notizia della legge antigatti è stata data per vera da tutti, esattamente come quest'altra di un mese fa. Camera dei Deputati, in vigore il nuovo codice per i giornalisti, vietate le riprese dei deputati fannulloni. E tutti l'hanno ripresa, no? TGcom, Il Tempo, Il Giornale. Cioè, secondo molti giornali italiani, da adesso sarebbe vietato scattare queste foto qui. Fatemele vedere, eccole qua. Guarda che bello, no? Tra l'altro, se quando è permesso riprenderli, fanno così. Figurati senza fotografi in giro, che cazzo potrebbero fare questi qui?
E infatti comunque era un'altra bufala. E la notizia falsa del nuovo regolamento per i fotografi alla Camera. Non c'era nemmeno un nuovo regolamento, tutto inventato. Ora io mi chiedo, ma perché i giornali, quando qualcuno mette una fesseria sul sito, non controllano le fonti? Dovrebbero, no? In inglese si chiama fact-checking. Noi invece in Italia ci abbiamo pubblico ogni puttanata perché poi così vendo più journaling. Ora voi lo sapevate che Mark Zuckerberg, il boss di Facebook, ha comprato una casa a Milano, lo sapevate? No? Strano, perché costa 21 milioni di euro, dovrebbe vedersi anche dal satellite. Zuckerberg compra casa a Milano, un attico in pieno centro da 21 milioni di euro. Ci sta, questa potrebbe anche essere una notizia vera, no? Zuckerberg è uno degli uomini più ricchi del mondo, non è che se viene a Milano si compra un monolocale marcio vicino alla stazione, no? Cioè, con tutto l'amore per la stazione... Cazzo, ha detto stazione? No, ho detto... Poi però leggi l'articolo e qualcosa scricchiola, no? Guarda vedere. L'affare è stato concluso con la Proto Group Ltd. L'amministratore delegato svela, la parte più difficile è stato capire se si poteva installare una piscina di 50 metri all'interno dell'abitazione, cosa che è stata fatta, oltre che ad una sala cinema privata, un salone di oltre 300 metri quadri e la stanza per la figlia di quasi 150 metri quadri. Stanza figlia di 150 metri quadri, la figlia ha 10 mesi, però si chiama Godzilla, per cui hanno partorito e lei ha bisogno di spazio, poverina. La piscina di 50 metri, ora tiriamo un attimo fuori il geometra che è in noi, ok? Una piscina di 50 metri è una piscina olimpionica, d'accordo? Contiene 1.600.000 litri d'acqua. Quindi pesa 1.600 tonnellate su un attico. Pensa a quelli del piano di sotto, no? Erano più sicuri quelli del Vaillant. Ma io, infatti... E infatti... il vecchio Mark Zuckerberg non si è mai comprato niente! Era un'altra bufala. Ma basta... Bufala, mi sono trovato paura. Bastava controllare, no? Bufala, non dico telefonare a Zuckerberg, bastava andare su Google. Vedevi che il signor Proto, perché il signor Proto è già stato arrestato nel 2013 e condannato per aggiotaggio e truffa. E che la sua società, la Proto Group, sono anni che millanta di vendere casa ai VIP. Questo signore qui, lo vedete questo signore qui? Dice di aver fatto affari con Higuain, Ibrahimovic, Brad Pitt, Ricky Martin, Johnny Depp e Leonardo DiCaprio. Praticamente Proto avrebbe rogitato con tutti i sex symbol del mondo. Dimenticavo, ce n'è un altro, scusate, fatemi vedere chi è l'altro sex symbol. Lo schiaffo alla miseria, all'affare del secolo, Crozza si è fatto una reggia, la meravigliosa villa in provincia di Lucca, a confermare l'operazione immobiliare da almeno 6 zeri e la Proto Group Ltd. Wow! Guarda, Frank. Ho una casa a Lucca figata. Com'è grande la mia casa a Lucca, Andrea? Perché non lo so. Dunque, sono 1200 metri quadri. Ah, una casa di 1200 quadri. E finisce lì? No, beh, c'è 6 ettari. C'ho 6 ettari. Sì, 6 ettari. Sì. Cazzo, mi sono comprato una villa, mi hanno saputa come scaiola. Io vi giuro, a Lucca sono passato una volta per andare a Firenze, non mi sono fermato, l'ho comprata dal finestrino, perché c'era il notaio al casello, ho fatto, sì mi dica, l'ho pagata col telepass, un po' mi dispiace ragazzi, perché in rete ci sono le foto di questa casa che avrei comprato, che è bellissima, me la fate vedere, ce l'abbiamo, guarda che bella che è, amici di Lucca, cosa devo dirvi, ve la regalo, dai. Andate lì in quella casa, fate come se foste a casa mia, fatevi pure il bagno in piscina, finché, se non arrivano i carabinieri, godetevela. Io leggo i giornali per informarmi, perché penso che chi li scrive almeno lui sia informato, no? Obiettivamente, se nessuno sa un cazzo, è un loop da cui non usciamo vivi, no? Mi spiego? Se poi la fonte diventa quello che si legge in rete, allora siamo nel fantabosco. Basta un attimo e crediamo tutti anche alla bara dell'IKEA. La conoscete la bara dell'IKEA, no? L'avete vista? Non avete saputo il nuovo catalogo, no? Ecco, guarda che bello che... il catalogo delle bare IKEA. Uno dei fake più riusciti di sempre.
da quando hanno inventato il... Allora, sono tre modelli, la Defuncto, la Salm e la Lucto. La bara che prima muori, poi te la monti, no? E per i possessori della carta IKEA Family c'è anche l'offerta 3x2, non so se avete visto. In caso di sterminio, Family risparmi. Anche questa, come direbbero in Svezia, ovviamente è una puttanacta. Eppure, vi giuro, molti siti l'hanno presa sul serio e migliaia di persone poi si sono messi lì sulle loro tastiere a commentarla. Vergogna, bastardi, abbiate rispetto almeno per mio papà che è appena morto. Avete capito dove voglio arrivare, no? Ok, mentre vado di là a prepararmi da Napalm 51, vi lascio ad alcuni attestati di stima che mi hanno postato su Facebook dopo il pezzo di Briatore che ho fatto la settimana scorsa, no? Ragazzi, venite pure, entrate, per favore. Venite. Allora, a chi mi riferisco? Agli amici salentini. Io mi devo scusare con gli amici salentini, avete ragione, perdonatemi, sono un cane randagio. È vero, abbiamo un po' semplificato l'accento pugliese, no? Perché c'è l'accento salentino, hanno fatto così un po' di Iberi, e non va bene, giustamente. Però non è colpa mia, ragazzi, è stato Andrea Zalone, che c'è una casa lì, no, e guarda che parlano così. No. Non è vero, no, povero Andrea Zalone. No, la casa verrà veramente, ma non me l'ha detto lui. Però, amici di Salento, amici salentini, l'obiettivo non era prendere in giro voi salentini, ma Briatore. Comunque, è giusto far sentire le vostre proteste. Io divento Napalm 51. Andate, ragazzi, massacratemi. Ma la finite, voi uomini di spettacolo, di far parlare i salentini con l'accento dialetto barese, che non assomiglia per niente. Crozza, approssimativo! Il Salento non può essere rappresentato con gli stereotipi fatti anche male del barese. Mi spiace, non si può toppare su idiomi totalmente dissimili. Il salentino verace, come la sottoscritta, credo sia incacchiato. A Salento e Bari sono distanti anni luce. Chi non è salentino non può capire. Dispiace vedere Crozza scivolare. Il salentino non è barese. Peccato, poteva informarsi prima. Certo che quella suora è veramente angosciante. Io spero che non la faccia più, mi metto un'ansia. Crozza, vai nel Salento. Io ci vado spesso, come tantissima gente, per fortuna. E mai vista gente così come la state rappresentando. Questa sera ho riso poco. Spero sia solo un brutto inizio. L'accento è importante. Studiate, attori crozzacei. Caro Crozza, col fiorfiore d'autore che hai... Non sai distinguere... Tra cadenza barese... E salentina? Guerra civile! Condividi. Banna. Buonasera, condividi Napalm. Condividi, banna. Buonasera. Buonasera. Non è mai una dannatissima buonasera. Perché? Cos'è? Perché il mondo è marcio. Vabbè. La gente è marcia. Oh, vabbè. Siamo in pochi quelli duri e puri. Va bene, io ve lo so. Guarda la foto di Don Ciotti, guarda il prete. No, Don Ciotti, lasci stare. Agli occhiali. Ecco dove finisce il nostro 8x1000. Ma non faccia... Caro Don Ciotti. No, non scriva Don Ciotti. E chi non ha le orecchie... E gli occhiali non li può portare, non ci pensi. Ma non scriva È tutto... facile prendersela coi mafiosi invece che pensare ai problemi reali, no, vero? Ma lasci stare. Mamma! Preparami il bagno! Ma non può andare. E stavolta non spaccarti la testa scivolando! Altrimenti io salto anche questo mese! Ma vada a lei! Esclamativo! Sì, vada da sua mamma, per Ma favore. Io l'ho fotto questo dannato sistema. Cosa Gli c'è? Esclamativi ve ne metto quattro e succeda quel che succede. Esclamativo! Ma cosa vuole che succeda a mettere un punto? Cosa c'è? Sono quelli come lei, lo vede? Cosa? Che mandano in malora il paese. Io? Quelli che tanto non cambia niente, no? Ma io no. Io sono in prima linea. Cioè? Io ancora nelle narici. Cosa? L'odore del fango del Vajont. Del Vajont? Ma cosa dici? La montagna che si spaccava e la diga che ha tracimato. Scusi, ma come faceva ad esserci lei nella tragedia del Vajont? È successa 53 anni fa. Quanti anni aveva? 4. Vede, appunto, no? Ma infatti avrei dovuto esserci, purtroppo, ecco. Però
La lobby di mia madre me l'ha impedita, non mi ha fatto nascere 20 anni prima. Cosa sta dicendo? Vero, mamma? Ma lasci stare la non mamma. Non potevi darla via 20 anni prima invece di fare la santarellina e aspettare il matrimonio? Ma cosa sta dicendo? Io sarei stato in Vaionte, adesso il pannolone te lo cambi da sola. No, ma vada da sua mamma. Condividi. Lasci... Metti like, togli like, togli like. Sì, calmi, lasci un attimo il PC. Guardi, parli con me, A fare andare tutto in malora. No, se non ci fossimo noi, cittadini sul web, a controllare tutto. Loro chi? Ci governerebbero senza pietà. Ma chi? Lei sa che le multinazionali del farmaco ci fanno ammalare, vero? Che gli USA finanziano alcune frange dell'ISIS? Ma sì, ma non stia a ascoltare. Siete tutti della stessa combriccola toscana del PD e di Carlo Conti, stronzetti? Ma cosa sta guarda sto fricchettone del cazzo con i capelli unti. Con chi ce l'ha adesso? Con quel frocetto di Bob Dylan. Ma lasci stare Bob Dylan. Ha preso il Nobel per la letteratura, certo. Cappellone del cazzo. No. E Morandi gode. Ma in che senso, scusi? Ma perché non premiano mai persone normali? Ma la lobby dei cantanti, sono tutti in combutta tra di loro. Ma non esiste la lobby dei cantanti. Prova a prendere il Nobel per la pace come ha fatto il colombiano Juan Manuel Carlos Santos. Ma cosa ne sa lei della Colombia, scusi? Colombia? Sì. Lo so io quello che ho passato cercando per intere notti Escobar. Addirittura. Cioè lei è stato nella giungla colombiana a caccia di Narcos? Certo, cercavo proprio Narcos. La serie televisiva su Escobar. Ah, ecco, non si è tolto di lì lei. Fare l'alba sui siti thailandesi alla ricerca di copie pirata. Ma non è un lavoro. Con la faccia immersa nella tazza di latte coi cereali. Ma come? Che si freddava. Ma cosa sta dicendo? Là di cornflakes, ma... Ancora... Cosa? Sento quel dannato sapore... del latte freddo sulle mie labbra. Ma che è epico, ma si è addormentato sul... Ma alla fine ce l'ho fatta. E se c'è uno qui che può parlare di Colombia, beh, signori, quello sono io. Perché ha visto Linca, la serie? Linca, la smetta. Ah! Cosa c'è? Cosa, si sente male? Cos'è? È la solita brutta, dannatissima colite. Ah, la colite. A forza di bere latte freddo. Quello di prima. Senta, ma scusi, una curiosità, lei non ce l'ha un lavoro? Un lavoro, dice. Sì, un lavoro. Sì, una roba. Le vede queste mani, le vede? Sì, ma stia calmo, sì. Io solo sa quanti annunci di lavoro hanno cerchiato queste mani con un fottutissimo pennarello. Ma le va bene, sì, immagino. Avrà... Sogno ogni notte quei cerchi. Vabbè, ho capito. Rossi. Come il sangue. Va bene, li ha cerchiati, ma poi cosa... Poi si è scaricato il pennarello. Allora addio lavoro. Ma come addio lavoro? Ma potevo uscire... Ma guarda sta cazzo di biondina ricca sfondata. Ma con chi ce l'ha? Cara Gabanelli, abbandoni Report e lasci il posto ai tuoi collaboratori giovani. Vabbè, brava, E lasciare la conduzione di Report agli alluvionati di Haiti, no, Ma cosa Ti fanno c'è? Schifo, forse sei razzista, ma Gabanelli. Ma cosa c'entrano gli alluvionati? Clinca, ma clinca, lasci clinca, stare clinca, la Gabanelli. Clinca, clinca, clinca. Lasci stare. Sono si 4 giorni che non dormo. Ma infatti dovrebbe... Le mie palpebre cadono, le mie mani perdono forza, ma io non mollo, devo resistere. Ma infatti lei deve riposarsi. Mi riposerò quando avrò fatto giustizia per il concerto dei Coldplay. C'è stata una polemica sul prezzo dei biglietti, molti hanno scritto all'organizzatore, ma è una polemicuccia, insomma. Molti hanno scritto all'organizzatore, dice lui, facile scrivere all'organizzatore. Io ho cagato il cazzo a tutti. Come? A tutti i Coldplay, uno per uno. Ma al manager, al tecnico del suono, a quello che gli accorda le chitarre. Ma non deve... Mamma, ti ricordi quando ho cambiato le mutande l'ultima volta? Ma che schifo. Come non lo sai? Ma lasci... A cazzo, una sola cosa devi pensare. Una, però il tempo di pensare alle pile del tuo pacemaker lo trovi sempre. Ma vada da sua mamma. Guardalo lì che merda, mi fa schifo. Ma no, dopo tutta la fiducia che gli avevo dato. Senta, non mi dica che ce l'ha ancora con Morandi. No, con Fedez. Fa tanto il comunista, fa quello attento al sociale. Fa quello che parla con i giovani e poi si fidanza. Caro Fedez, che male c'è? O dovrei scriverti Merdez. Non insulti. Facile fidanzarti quando sei ricco e famoso. Ma cosa stai dicendo, scusi? Fabrizio Corona sì, che è uno tosto. No, vabbè, adesso non... No. Sempre in galera. Vabbè. Senza aver ammazzato nessuno. Ma guarda che Fabrizio Corona aveva 1.700.000 euro nel controsoffitto, non... Adesso, perché i soldi in casa ti arrestano, paese di merda. No, ma non può scrivere ste cose qua, perché sono... Cosa dice questo? Erano soldi in nero e AI si scrive con l'H. Ha pure sbagliato a scrivere. Brutto maestrino di sto cazzo. Intanto siamo ancora in democrazia e l'H si scrive se uno lo vuole. No, quella non è la... Oppure ti paga il PD per diffondere l'H. Ma cosa sta dicendo il PD con Corona l'H? Corona ha solo rubato allo Stato
che ci ruba a noi. Ma che ragionamento è, no? Corona fa paura. No. Perché non è una persona falsa. Ma cosa sta dicendo? Mamma! Ma lasci stare sua mamma! Non posso attaccarti il defibrillatore ora! No, ma vada invece! Salta tutto! E ho la termocoperta che ci sta scaldando il letto! Vada! Vuoi che mi prenda il raffreddorino? Andrea Salone! Io non ho nessun film da fare al momento, non ho nessuna idea, cioè ne ho tante e quindi è come averne nessuna. Il mio lavoro d'ironia costringe a trovare il ritmo. Non è tanto un'antipatia, è che come in molte altre cose della vita sono sempre in ritardo. Io non ho nessun film da fare al momento, non ho nessuna idea, cioè ne ho tante e quindi è come averne nessuna. Ritengo che si riescono a creare delle cose buone man mano che la noia aumenta. Mi trovo molto più a mio agio con le forbici, a ritagliare, quando raccolgo degli articoli faccio dei quadernoni dove metto gli articoli. Altri elementi che mi fanno muovere sono la malinconia, avere una sensazione di tristezza per un motivo che non conosci è un buon movente per mettersi a creare qualcosa. Paolo Sonlentino, buonasera. Parliamo della sua serie The Young Pope. Com'è nata l'idea? Io credo che è importante recuperare un senso di noia. Io credo che con la noia vuoi fare qualcosa di buono. Mi sta lo sconforto. Con lo sconforto. Con la tristezza, con la noia, con la malinconia, con lo sconforto, con la frustrazione. Credo che ci può, solo che non riuscivo a trovare la noia. Dove? Non riusciva. Poi ho capito che stava dietro l'entusiasmo. La noia stava dietro l'entusiasmo? Allora l'ho spostato. Credevo che ci fosse la noia dietro l'entusiasmo. Quando l'ho spostato mi sono reso conto che c'era l'allegria. Ma cosa? Ma tutto dentro di... Dietro l'allegria ho visto un pezzo di noia. Ma che... Che era schiacciata dalla felicità e dall'esuberanza. Ma tutto questo dentro... Allora l'ho presa, l'ho unita all'esigenza di raccontare la vita di una tonnara. La vita di una tonnara? Mi ero appuntato tutto su un quaderno. Io uso un blocco. Io uso un blocco, dove scrivo le immagini, le suggestioni. Ha preso tutti, tutto nel blocco. Sì. Avevo messo da parte delle scatolette di tonno, delle foto di Kevin Costner, le unghie tagliate di un pescatore. Ma Young Pope? Anche cose che non c'entravano niente. Non c'entravano. Tipo una catena di bicicletta. L'accendino di una suora nana che fuma. Che quella c'è un po' sempre. Ferro da calza. Una cassetta dove c'era stata dell'uva. L'uva? Il pupazzo. Ciao dei mondiali. E poi? Perché siamo partiti da Young Pope. Avevo tutto questo blocco. Avevo preso un quaderno, avevo scritto in questo blocco. A me piace molto scrivere nel blocco. Abbiamo capito. E tra l'altro, ha scritto. Poi ho cambiato casa. E ho perso il blocco. Tutta sta roba. Ha perso il blocco. E quindi The Young Pope come. No, perché la domanda era The Young Pope, come è nata... Però mi ricordo che aveva la copertina rossa, cardinale, e allora ho detto, blocco. Mo ci tiro fuori qualcosa di buono, una serie di 10 puntate sul Vaticano. Ho capito. Ecco, ma secondo lei questa serie farà discutere, perché c'è un po' di... Io già mi vedo il pubblico diviso. Lo vede un po' che Da una parte quelli che si chiedono cosa ha voluto dire...
che dubitano che la serie abbia un significato. Beh, ma ci sono sempre quelli. E dall'altra quelli che invece hanno la certezza che il significato non c'è. Ah, però il significato c'è. No. Parliamo un attimo. Mamma mia. Parliamo un attimo del film su Berlusconi. C'era una. Quella è una. Perché? È solo una delle idee a cui sto lavorando. Ah, ho capito. Di questa storia, un'idea precisa. Ah. Una scaletta, un filo logico. Diciamo pure un finale. Ah, che bello. Ah, quindi c'è proprio tutta la storia. Tutta... Ho scritto tutto su una mattonella del bagno in un autogrill. Sulla mattonella di un bagno. Ero preso l'ispirazione. E poi chiesto al personale se potevo smurarla. Certo, perché... Mi hanno detto di no. Ma infatti no. Allora ho cambiato il film. No. Ho fatto un film su Batman. Vabbè, interessante. Ma ecco, possiamo avere un'anticipazione del film su Batman? A me piace molto il personaggio. Personaggio. Mi piace partire dall'inquadratura. Sì. Degli elettricisti nudi. Nudi. Che vengono impanati nell'aulin. Gli elettricisti impanati nell'aulin. Stacco. Una sauna. Sì. Una piena sauna. Di peperoni. No, ma la storia di cos'è? Stacco. No, Charlize Theron che toglie le galosce a Bruno Pizzul. No, scusi, ma Batman cosa c'entra? Fa un cameo. Ah, cioè? È quello che vende l'aulin per impanare gli elettricisti. Paolo Sorrentino, come sceglie le ambientazioni dei suoi film? Io, a me piace cercare luoghi, mi innamoro dei luoghi. Sì. Mi innamoro dei luoghi che emanino grande malinconia. Io con la malinconia faccio qualcosa di buono. Sì. Io ho un navigatore nella macchina. Sì. Che ci scrivo sopra luoghi di malinconia. Lui mi porta. Ce l'ha solo lei. Spiagge d'inverno, discoteche chiuse. Certo, luoghi. Un autogrill di Barberino del Mugello. A novembre. Scusi, ma allora mi piace lei il ritmo. Sì, ho capito. Ma lei, per esempio, come inizierebbe un film sulla malinconia? Cosa? Io, per principio, sono contrario a quel genere di film. Che cominciano con l'inizio. No, ma non è un genere di film, quasi tutti hanno. Il mio parte da metà. Il suo film parte da metà. Io sono tipo? Un vero un cinema. Che le immagini come le metti, ci tiri fuori qualcosa di buono. Ma per esempio, faccio un esempio, ma una storia. Un'inquadratura? Sì, ma non l'inquadratura. Di un polpaccio sotto sforzo. Polpaccio. Sul quale viene versato del caramello con una musica. Questo è il caramello che... Il caramello ancora... Il polpaccio è qua. Sì. Il caramello è qua. Devo ancora arrivare... No, ma non lo faccio tutto adesso. Non è il caso. E il pubblico dice, chissà quando arriva il caramello. Appunto, perché... Bella, è suggestiva. Poc. Un po'... Poc. Quello rumore del caramello. Ploc. 20 minuti, ploc. 20 minuti? È poco? No, secondo me... Più caramello? No, dico un po' io tanto. Io credo che il caramello dà ritmo. Sì. Stacco. Ah, ecco, stacco. Una sogliola. Stacco, due commercialisti nudi sul tagadà. Sul tagadà. Che dà ritmo. Che dà ritmo al tagadà, stacco. Sì, ma una storia... Una lenta zoomata. Su Dustin Hoffman, nudo. Nudo. Col basco. Che citofona a casa di Renzo Arbore. Ma no, bellissimo, ma cos'è? Il remake di 2001, Odissea nello spazio. Odissea nello spazio? È meglio per My Fair Lady? Forse. Sì, forse sì, allora la chiamiamo così. Io credo che col rammarico ci si può fare qualcosa di buono. Col rammarico? Io per esempio ogni volta che ho del rammarico lo metto da parte. Il rammarico... Quando ho una decina di rammarichi, ci faccio un film tipo Armageddon. Ah, bello! Cioè, lei rifarebbe Armageddon. E come lo rifarebbe Paolo Sorrentino Armageddon? Si vede questo meteorite
Che si avvicina alla terra. Sì, certo. Stacco il mago Silvan che nuota in una vasca di Nutella. Ma perché Silvan? Stacco il meteorite e si avvicina alla casa di Silvan. Ma stacco, sì. Silvan si accorge del meteorite. Stacco, suonano alla porta. Entra Michael Douglas che dice: Silvan, ti conviene vendere la casa perché tra un po' non vale più niente. Quindi c'è. Titolo del film: dove c'è quel buco, una volta c'era la casa di Silvan. Ma il. Io credo che a me non piace. Sì, si vede una cosa. A me non piace. Sì. Quando il film ha una durata certa. Ma anche se no, scusi, il film non può non avere una durata certa. Io credo che, per esempio, Via col vento. Sì. Potrebbe non finire con lei che dice domani un altro giorno? Ah, e come dovrebbe finire? Stacco, sì. Vediamo l'altro giorno, stacco, lei dice, sì. Minchia, era meglio ieri, da ritmo. Andrea Zalone! A far l'amore comincia tu. How many roads must a man walk it down before you call him man? How many years was the white dove say before she sleeps in the sand? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. La Silvano Belfiore Band, questa. Amici delle meraviglie, ho rovinato una canzone meravigliosa, però abbiamo iniziato con l'omaggio a un premio Nobel per la letteratura e chiudiamo con un altro. Dopo un guitto, un cappellone, d'altra parte Bob Dylan se lo merita, no? Cosa c'è di più bello di un verso come The answer is blowing in the wind? La risposta soffia nel vento. E a parte a Genova, dove arrivano le trombe d'aria, un abbraccio a Genova, al resto del mondo il vento piace. Guardatevi come l'ho fatto, e subito dopo il vero Enrico Mentana con il vero speciale Sì o No. Ciao! Va bene? Ricci, e allora Renzi canta, vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Si è incastrata la giacca nel manubrio, più sofferta è, più forte è. Facciamo Zagrebeschi, ecco. Razzi e Mentana. Bene. Però calcola che noi attacchiamo solo quando arriviamo a lui. Ok, divento Mentana. Due larghi così, altri due dietro, fare la solita cosa in profondità con le biciclette. Entri in bici? Uh-huh. Giusto? Venite un po' più avanti, venite un po' più avanti. Vieni, 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 vieni. Perfetto, stai lì. Metti like, togli like, metti like. Senta, lascia un attimo il PC. Parli con me. Che divertenti che sono questi momenti. Ben, giù, buon, giù, ben. Abbiamo pensato a due o tre cose di suore. Non so se hai la camera a rallentatore, perché poi mi arriva una palla. No, no, tiramolo di qua. Alla prossima! Ci stiamo però, no? Non mancata! Eh?